Voglio raccontarvi una storia. La storia inizia con un bambino di 10 anni, un bambino studioso, imbronciato, solitario, che si reca al Duomo della propria città, Naumburg, ed ascolta un'opera straordinaria, uno dei capolavori della storia della musica, il Messia di Handel, un capolavoro assoluto, insomma, musica polifonica complicatissima, ecco, di cui l'Overture, per esempio, fa così. Eccetera, eccetera, per altre 2 ore. Insomma, bella per carità. Però non proprio un'opera per bambini, ecco, quest'opera complessa con questi cori polifonici, insomma, non è proprio quello che consiglieresti agli infanti, non è Whisky Ragnetto, tanto per intenderci. Però, incredibilmente, quest'opera piace a questo bambino, anzi, ne rimane folgorato, tanto che fa una promessa a se stesso. Dice, un giorno scriverò qualcosa di così grande. È il 18 maggio 1854, il giorno dell'ascensione. C'è qualcosa di quasi religioso, biblico in questa scelta.
E incomincia a studiare pianoforte, si impegna, studia con molto zelo e diventa nel corso degli anni un abile musicista. Ed è non solo un buon pianista, ma un abile improvvisatore. La gente rimane stupita della sua capacità di inventare melodie al pianoforte. Passa moltissimo del suo tempo alla tastiera a improvvisare melodie, a sperimentare armonie ardite. Lui e la sua musica si estranea da tutto a tutti, va lontano. Però, improvvisare, si sa, è un po' come pensare, cioè non porta a nulla. Bisogna agire. Nel caso del pensare, bisogna passare al fare. Nel caso dell'improvvisare, cioè nel mondo della musica, bisogna imparare poi a comporre, a mettere su carta quello che stai soltanto immaginando in maniera così estemporanea. Però il nostro, oltre alle lezioni di pianoforte, non può permettersi, o meglio, la sua famiglia non può permettersi anche di pagare un maestro di contrapunto, come qualcuno gli consiglia. Compra perciò semplicemente un libro, un trattato voluminoso, polveroso, dal titolo tutt'altro che suggestivo, cioè Trattato di composizione di Albert Schperger, anche il cognome non è suggestivo, e studia la notte su questo grosso libro per entrare nei segreti della composizione, capire quel mondo, migliorare, riuscire a comporre davvero anche lui. Nel frattempo cresce. Handel non se l'è certo dimenticato, però lo sapete come sono i giovani, cercano sempre idoli nuovi. E nella sua adolescenza il suo idolo è un compositore morto da qualche anno all'epoca, un compositore romantico allora semi sconosciuto, dalla vita disperata, morto pazzo, e dalla musica che allora suonava strana, che era Robert Schumann, che tanto per intenderci ha fatto robe tipo... Nel frattempo si appassiona anche alla poesia e il suo poeta preferito è un poeta allora sconosciuto, anche in quel caso morto da qualche anno, morto pazzo dopo una vita disperata, la cui arte viene giudicata strana ed è semi sconosciuta, Hölderlin. E incomincia a scrivere poesie anche lui, che vorrebbero riecheggiare un po' il suo stile elegiaco, però suonano del tipo c'è un canto nella boscaglia, è l'usignolo. La fa leggere in giro, dicono, ah, carino. Carino, esatto, bello. Però tornando alla musica, visto che il suo idolo è Schumann, incomincia anche a scrivere musica nel suo stile, come per esempio questo brano che ha scritto da ragazzo. Thank you.
riscuotono più o meno lo stesso successo delle sue poesie su Usignoli e la Boscaglia. Carino. Esattamente come all'epoca non piaceva Hölderlin, figuriamoci le sue imitazioni, non piaceva la musica di Schumann, figuriamoci le sue imitazioni. Lui comunque se ne infischia, se la canta e se la suona. Scrive in una lettera: scrivo della musica che, bisogna ammettere, per essere opera di un autodidatta non sono veramente niente male, no? Certo, tutti quelli che lo circondano gli dicono che sei bravo, però chiaramente chi è che lo circonda? A casa sua c'è la mamma, c'è la zia, la sorella, la nonna che viene a prendere il tè con i pasticcini, dicono: no, quanto sei bravo, figlio mio. E lui si vede già proiettato chissà dove, già si vede esibirsi al Metropolitan di New York, che in realtà non esisteva ancora all'epoca, però insomma, per rendere l'idea di un teatro famoso, no? E vede che so, su questo teatro, una gigantesca locandina con su scritto in caratteri cubitali il suo nome, Friedrich Nietzsche. Sì, quel Nietzsche è lì, parliamo di lui. No, magari fa ridere, no? Sì, e vedo che sono bravo a raccontare storie. Ok, era lui, sì. Ok. Anche fossero storie parallele, una storia sto raccontando, mica è Pulp Fiction, cioè una storia lineare. Va bene. Comunque i giovani, si sa, cambiano idea rapidamente. Gli idoli cambiano. Dopo Schumann ha un nuovo idolo. È un tipo particolare, un tipo con una barba caprina, delle borse sotto gli occhi degne di un bulldog. Non è un modello, certamente, ma non lo è neanche il nostro Nietzsche. Però è un tipo che, a differenza sua, ha un grande talento musicale e che ha una grandissima stima di se stesso, esattamente come Nietzsche. Il nostro, anima megalomane che si infervora rapidamente, non ci può credere di aver trovato uno più infervorato e megalomane di lui. Perché Wagner ha, come dire, un obiettivo non da poco. Lui vuole stravolgere totalmente la storia non solo dell'arte musicale, dell'arte in generale, e addirittura di tutta la cultura europea dell'epoca, questa vecchia cultura bacucca che va distrutta, rovesciata come un calzino, incendiata. Attraverso cosa? Attraverso una musica rivoluzionaria, incendiaria appunto, fatta di impeto, bollori e passioni, tipo... No, forse non è il brano migliore, per rendere l'idea, insomma, tipo quest'altro... eccetera eccetera. Abbiamo fatto arrabbiare il serpente a sonagli, no? Non gli piace Wagner. Va bene, intanto bevo. Dove siete? Non mi vedo più. Applaudite. Ecco. Ok, meglio. Va bene, molto meglio. Va bene, diciamo. Comunque, tornando a noi, Wagner, ecco, sì, musica come questa, musica rivoluzionaria, incendiaria, che possa davvero cambiare tutto il mondo culturale, artistico di allora. Nietzsche, abbiamo detto, non ci può credere, ne ha trovato uno che è peggio di lui. Come può non diventare il suo fan numero uno? E siccome appunto è chiaramente mezzo pazzo, non solo deve essere il suo fan numero uno, deve assolutamente conoscerlo, deve diventare suo amico. Incomincia a stalkerarlo. Tanto fa che lo becca. Lo becca, ci parla, un po' alla volta ce la fa. Diventano amici. Viene invitato costantemente a casa di Wagner, dove il maestro gli fa ascoltare in anteprima tutte le sue composizioni, parlano di arte, di cultura, insieme. Non può chiedere di meglio, no? Certo, Nietzsche ha anche pretese da compositore, e continua a comporre, certo, cambia stile, ora il suo idolo è appunto il suo amico Wagner, incomincia a scrivere musica nel suo stile, questo stile complicatissimo, fatto di queste armonie complesse, queste melodie polverizzate, una musica veramente elaborata, soprattutto per uno che è un autodidatta. Però lui crede in quello che fa. E cosa fa? Si presenta costantemente a casa di Wagner con i suoi spartiti sotto il braccio, la musica che ha appena composto, e gliela fa sentire. Deve assolutamente avere il suo giudizio, che lui sa benissimo, sarà entusiasta. Già si vede al suo fianco come una sorta di Lennon McCartney alte litteram a modificare insieme la storia dell'arte dell'epoca. In realtà Wagner
grande megalomane, severissimo, amava tutto di se stesso, pochissimo degli altri. Naturalmente quando sente la musica di questo povero ragazzo coi baffoni che si mette là e suona, più o meno dice, ah, carino. Più o meno il giudizio è sempre quello. Vabbè, dice Nietzsche, sarà un po' invidioso. Con Wagner c'era chiaramente anche sua moglie, Cosima, che era tra l'altro figlia di Liszt, un altro grandissimo compositore dell'epoca, e se la tirava più del marito, del padre messi insieme, pur non facendo niente. Quindi il povero Nietzsche si trovava davanti a questo uditorio veramente poco incline ad ascoltare le opere immature di un autodidatta. Siccome adora Wagner, incomincia a scrivere poemi sinfonici nel suo stile, e siccome in realtà lui non è in grado di scrivere per orchestra, scrive dei semplici manoscritti per pianoforte, che lui riempie di freccette, dicendo qua, questa parte sarebbero i violini, questi sono i tromboni, qua i timpani. Quindi sogna più che fare, immagina. Nel frattempo va avanti nella vita, si laurea col massimo dei voti in filologia, giovanissimo, già insegnante alla sua stessa università. Inizia a pubblicare libri, fantastico. Se non fosse che tutti i docenti lo odiano, anche gli alunni in realtà, quindi fa lezioni davanti a queste aule completamente vuote. E conduce una doppia vita come un supereroe, di giorno professore di filologia, la notte compositore, suona, ascolta musica, compone, studia i manoscritti di Wagner cercando di carpire il segreto del suo genio. Nel frattempo si appassiona anche alla filosofia e scrive un'opera che lo scredita totalmente. Chi è questa persona? Qua. Funziona? Ora funziona. Vabbè. Voi non avete visto niente. Vabbè, che stavo dicendo? Ah sì, che si appassiona alla filosofia. Quindi posso toglierla sta roba. Vabbè, ormai estetica, rimane qua. Vabbè. Ora capito perché è piano folle. Si appassiona alla filosofia. Se riesco ad arrivare alla fine di sto concerto è incredibile. Non so, siamo ancora tipo a un terzo. Se riesco ad arrivare alla fine è incredibile. Vabbè. Di nuovo, si appassiona alla filosofia. E scrive un libro che è un'opera miliare all'interno della storia, La nascita della tragedia, che però lo scredita totalmente al mondo filologico di allora. Non piace a nessuno, il giudizio più positivo è quello di un professore che scrive è una stramberia geniale. Tutto qui. Nel libro riversa tutto il suo amore per Wagner, proclamandolo il messia di quella nuova arte che nel libro va descrivendo. Wagner è d'accordissimo, non tanto per le premesse quanto per i risultati, cioè appunto, sì, sono il messia, diglielo a tutti. Lo esalta sempre di più a questo Wagner, gli si attacca come una cozza e Wagner incomincia a spaventarsi, se ne ritrae dichiarando incomincio a temere che nutra inclinazioni da pederasta. Lascia il suo posto fisso da professore all'università, perché vuole dedicarsi anima e corpo a questa sua nuova passione, la filosofia. Tanto ha capito che nella filologia non ce la può veramente fare. E in effetti il suo percorso filosofico fa passi da gigante. Una mattina, mentre cammina in campagna, ha un'illuminazione, quello che per lui è il nodo cruciale della sua esistenza quanto della sua filosofia, il principio dell'eterno ritorno dell'uguale. E siccome il suo idolo giovanile era Schumann, anche lui critico e musicista, è convinto che anche la sua filosofia abbia un risvolto emotivo nella musica. C'è il piano razionale, che è quello degli scritti, e c'è quello emotivo della musica, che deve spiegare a livello emozionale quello che invece si va discutendo in maniera complessa, insomma, abbastanza forbita attraverso gli scritti, attraverso le parole. Ecco, e scrive un brano che dovrebbe rappresentare questo principio dell'eterno ritorno. È un brano particolare, nel senso, è molto breve, lo vedete, sta qui, è appena di tre righe, anche se in realtà è forse il brano più lungo che sia mai stato scritto, no, nel senso che è vero che è di appena tre righe, però alla fine del terzo rigo c'è questa scritta, da capo come l'inconia. È un brano che non ha un vero e proprio finale, non c'è una chiusa, non c'è un accordo conclusivo, termina con un accordo sospeso, e poi il brano ricomincia, una seconda volta. Se non fosse che poi ritorna da capo come malinconia. Quindi, secondo questo principio, il brano dovrebbe essere ripetuto infinitamente, sempre con maggior malinconia. Questo è il principio dell'eterno ritorno in musica. Ora, naturalmente, ve lo suono, però con tutto il bene che vi voglio, tra due ore massimo, vorrei essere nel letto, pigiama, anche voi immagino, quindi facciamo così, ve lo suono una volta,
paio di volte, poi potete proseguire a suonarvi nella testa tutte le volte che volete, tanto il brano è sempre quello. Ascoltiamolo. Eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, all'infinito. Un brano che ha pretese impegnative, anche il titolo è impegnativo, frammento su se stesso, più filosofico di così. Lui non impara dai suoi errori e continua, persiste ad andare da Wagner a suonare la sua musica con questi partiti sotto il braccio. Ed è molto citato. Cosa ne penserà di questa commistione fra musica e filosofia? Quale sarà il giudizio di Wagner e di sua moglie? Per la moglie ha scritto un brano, le ha dedicato un brano che lui adora, la definisce una musica piovuta dal cielo. Quello che lui non sa, che non è un regalo, come dire, né particolarmente originale né particolarmente gradito, perché proprio l'anno prima Cosima ha ricevuto un regalo di tutt'altra portata da parte del marito. La mattina del 25 dicembre del 1870 si ridesta, svegliata da una musica sottile e leggera, che proviene da casa sua. Il marito ha scritto una composizione interamente per lei, l'Idilio di Sigfrido, ha fatto venire un'orchestra nella loro villa e sulla scalinata di questa loro villa ha fatto eseguire questo brano per lei, la mattina del Natale. Un regalo bellissimo. Tutto questo il nostro non lo sa, quindi si presenta con questo brano dedicato a Cosima, si siede al pianoforte, mette il suo spartito davanti, con tutto il cuore, con tutta l'anima suona la sua composizione. Thank you.
Sugli ultimi dimentico sempre. Sugli ultimi accordi si ridesta. È convinto di trovarsi a fianco Wagner, in ginocchio davanti a lui, che lo prega come nuova divinità. E invece Wagner è scomparso. Mentre suonava il brano, si è alzato e se n'è andato. Lo cercano per casa. Lo trovano in un'altra stanza, piegato in due dalle risate. Il rapporto con Wagner, chissà perché, un po' alla volta si incrina. E Nietzsche passa dall'essere il suo fan numero uno al suo hater numero uno. Incomincia a scrivere libri contro di lui. Il caso Wagner, Nietzsche contro Wagner, riempito da queste frasi veramente al vetriolo, tipo Wagner non è un sillogismo, è una malattia. Wagner è il grande punto interrogativo del nostro secolo. Quando mai, dal punto di vista estetico, Wagner scrisse qualcosa di bello? Oppure lo definisce un sassone dolciastro, con un'estetica né carne né pesce. La sua musica, dice, è come limonata, è buona solo per digerire. Però la passione per la musica non lo abbandona. Dopo un lungo periodo di silenzio sconfortato, amareggiato, la musica torna a battere al suo cuore, alla sua immaginazione. La musica è tornata a parlarmi, scrive in una lettera. Finalmente ce l'ho fatta. Ho scritto il mio Messia, ho scritto il mio capolavoro, il brano per il quale sarò ricordato per l'eternità. E lo scrive con impeto, con passione e con fatica. È convinto che lo innalzerà alle vette dell'Elicona, il monte delle muse. E lo chiama in una maniera, insomma, piuttosto impegnativa e megalomane, cioè inno alla vita. Thank you.
È un brano complesso per coro, orchestra. Lui, come al solito, non sa scrivere se non per pianoforte. Quindi scrive una versione ridotta per pianoforte, quella che vi ho fatto sentire, pieno delle sue solite freccette. Qui i violini, qua i tromboni, qua i timpani, eccetera, eccetera. Non può più presentarsi in casa di Wagner per fargliela sentire, perché oramai, dopo peste e corna che ha scritto su di lui, se lo vedesse comparire davanti, gli sputerebbe in un occhio. Però non è più modesto di allora. Quindi cosa fa? Non la manda a Wagner, però la manda ad Hans von Bülow. E chiederete voi, era un famosissimo compositore, ma soprattutto direttore d'orchestra dell'epoca. Quello a cui probabilmente non pensò il nostro, è che Bülow aveva una particolarità. Era stato un grandissimo ammiratore di Wagner, quando ancora nessuno lo conosceva, quando era un ragazzo. E se era diventato famoso era anche grazie a lui, perché lui aveva creduto in lui. Col suo prestigio aveva portato in giro le sue opere, le aveva dirette personalmente, con insomma, il proprio talento di direttore. Lo ha fatto conoscere a tutta Europa. Wagner, per sdebitarsi, probabilmente, gli sedusse la moglie Cosima, che poi letteralmente scappò con lui. Quindi potete immaginare quanto fu contento Hans von Bülow quando si trovò davanti questo spartito in puro stile wagneriano. E gli inviò una lettera di risposta che vi cito testualmente perché ne vale la pena. Un attimo. La sua composizione è di un'estrema stravaganza fantastica, la cosa più sgradevole e antimusicale che da gran tempo mi sia capitata sotto gli occhi. Più volte mi sono dovuto chiedere: è tutto uno scherzo? Lo ha inteso forse come una parodia della cosiddetta musica del futuro? E con consapevolezza, caro professore, che lei continuamente schernisce le regole del collegamento tonale, dalla più alta sintassi alla più ordinaria ortografia, a parte un presunto interesse psicologico, la sua composizione, dal punto di vista musicale, ha lo stesso valore di un delitto nel mondo morale. D'altronde, lei stesso ha definito la sua musica orribile. E in effetti lo è. E certo in un modo più orribile di quanto lei creda. Dannosa per lei stessa, che non avrebbe potuto ammazzare in modo peggiore che stuprando Euterpe in tal maniera. Non so voi, ma cosa avrei dato per vedere la faccia di Nietzsche quando lui lesse questa lettera? Come potete immaginare, fu polverizzato da questa risposta. Lui stesso la definì la mia sentenza di morte. Non ha neanche la forza di difendersi. Scrive una lettera di risposta simile a quella di un bambino che sia stato sorpreso con la mano in un barattolo di marmellata. Scrive: vi giuro che non lo farò mai più. Ed è di parola. Da quel momento non scrive una sola riga di musica. Per lo stesso anno esce in realtà il suo capolavoro filosofico, Così parlò Zarathustra. E continuerà il suo percorso. Ed è curioso, era convinto questo fosse il suo brano più bello. In realtà è il suo brano più brutto, a detta di tutti. Era convinto che l'avrebbe innalzato sulle vette dell'Elicona, il Monte delle Muse. Invece Hans von Bülow vi disse: hai stuprato Euterpe, che è appunto la musa della musica. Era convinto che sarebbe l'opera per la quale sarebbe ricordato. Invece ha stroncato definitivamente ogni sua pretesa di compositore. Si dedicherà totalmente alla filosofia. Abbiamo detto, quell'anno uscì Così parlò Zarathustra. Non riuscirà mai a scrivere una musica che descrivesse musicalmente, ecco, emotivamente la sua opera. Il compito spetterà a un compositore successivo, Richard Strauss, con il suo poema sinfonico omonimo, no? Che vi ho già suonato a un concerto passato. Thank you.
Ve lo ricordate quando ho suonato questo brano? Lo chiedo a quelli che sono venuti a tutti e tre gli eventi. Bravi, Chopin, bravi. Nell'ottica del risparmio, questo concerto è stato preparato in 13 giorni, quindi qualche avanzo ci doveva stare, vabbè. Lo dico sinceramente. Quanto a Nietzsche, che non scrisse quest'opera musicale, sebbene sia intitolata come un suo libro, cerco nella filosofia quella gloria che non gli era riuscita di avere, né nella poesia, né nella musica. E nella poesia continuerà imperterrito a tentare per tutta la vita. Con i suoi idoli giovanili, Schumann ed Hölderlin, non ha raggiunto la stessa gloria nelle loro arti. La sola cosa che ha condiviso con loro è stata un'arte strana, vivere semi sconosciuti, una vita dolorosa e morire pazzi. Durante il famoso tracollo mentale nel 1889 inviò quelli che poi sono stati definiti i biglietti della follia, queste lettere sragionate in cui si firmava come l'anticristo, il crocifisso, Dioniso, eccetera, eccetera. E manda un po' di lettere a tutti i conoscenti. E per esempio ne manda una a Cosima, la moglie di Wagner, che era morto qualche anno prima. Con molto tatto le dice: è per me un grande dolore che suo marito sia venuto a mancare. Ho tanti di quegli insulti che gli vorrei riservare e invece me li devo tenere per me. Con Hans von Bülow, quel direttore che era stato tanto gentile con lui nel giudicare il suo capolavoro, è molto più gentile. Lo condanna semplicemente a essere divorato dal leone di San Marco, senza rancore. Poi per dire a Re d'Italia d'allora, Umberto I, manda una lettera degna di Lord Fener. Umberto, io sono tuo padre, nonostante fossero nati lo stesso anno. Questo per dire. Poi lo sappiamo, viene chiuso in manicomio, ci rimane per 11 anni sino alla morte. Non filosofa più, l'unico riferimento che fa alla sua carriera, ogni tanto dire alla sorella, però ha scritto dei libri bellissimi. Se vogliamo, torna a essere un musicista. Canta a squarciagola, fischietta, si ricorda ancora i suoi vecchi brani e li canta. Chiede costantemente di poter uscire dalla clinica e andare in un ristorantino lì vicino dove c'è un pianoforte. E la madre dice, si vede che pensa quando suona, ha ancora un cervello. Una delle ultime testimonianze che si hanno di lui, nel suo ultimo periodo, Nietzsche progressivamente perse l'uso della parola, delle gambe, si ridusse praticamente paralizzato, quasi un vegetale. Una delle ultime testimonianze delle ultime settimane è di questo Nietzsche, oramai insomma, più di là che di qua, che sente le note di un pianoforte lontano, sbarra gli occhi, muove lentamente queste mani semi-paralizzate e lentamente le avvicina, come a simulare il gesto di un applauso. Da lì a qualche settimana Nietzsche muore. Bene, ora che vi ho messo di buon umore, possiamo andare avanti.